Bentornati ragazzi su Pokémon Giallo! Riprendiamo dove abbiamo lasciato l'ultima puntata, ovvero la nave che ci porta... Scopriamolo! Allora. Ok, allora, parliamo con questo tizio. I passeggeri sono instancabili, qualcuno tra i più annoiati potrebbe sfidarti. Ok, proviamo a destra. Oh, scendiamo. Entriamo? Vediamo un po'. Oh, la sfera. Ash trova pozione max. Che Pokémon è? Machoke. Choc choc. Vediamo un po' cosa da dirci. Non ti sfida, che sennò ti usciva subito. Il mio amico Machoke è fortissimo. Ha tanta forza da riuscire anche a muovere le rocce. Ci serve. Forza. Però. Sì, forza. Ma lui è fortissimo. Junior. Ah. Vai. Trabiliante. Oh, primo avversario, raga. È in gioco il mio orgoglio di marinario. Vediamo un po', saranno tutti uguali questi qua. Marinario vuole lottare. Vediamo un po' che... Oh. Tutti d'acqua, ovvio. Corsi, corsi. Ecco, dobbiamo farlo evolvere. Ah, è vero. Usa l'erba. Tanto siamo già forti noi. Niente, non c'è tanto niente. Cosa usiamo? Attacchi d'erba. Frustata, allora. Frustata con la cinghia. Brutto colpo, quanti Pokémon aveva? Tre. Continuiamo con... No, scegliamo Ambra. Abra. Ambra. Ti rimetti Abra. Perché mi viene da dire Ambra? Ma perché dobbiamo farlo evolvere? Io non ho mai usato Abra. A me piace, io lo voglio nella squadra. Sì, nella squadra, però Ok, di nuovo frustata. Ne abbiamo pochi di frustate, però, Quello poi vediamo. Guarda che dobbiamo scendere dalla nave. Oh, è già partita? No, non è partita. No. Oh, tentacle. Ma elettro non va? Allora poi userò. Ma è già 26. Non dovrebbe fare male. Però vedi, ne ho pochi, no, lo tengo. Uso. No, frustata, poi tanto dobbiamo scendere. Ah, vabbè, allora se scendiamo dopo. No. Cazzuto, Allora fai azione. Vediamo un po' quanto li togliamo. Vabbè, un po' di più. Sto acido. Perché è d'acqua veleno. Tipo l'inchiostro dei polpi lì. Ok. Oh, saliamo di livello Abra. E anche noi saliamo di livello. Buono. Chissà quando si evolverà. Ash vince. Ehi, oh, l'ho detto, l'ho chiamato. Vediamo un po'. Ma quello ciccione, il papì. No. È quello ciccione che assomiglia al tapiro? No, è un altro Pokémon. Ah, sembravano uguali. Perfetto. Cos'è che dice? Kadabra, ecco, confusione. Ma in parte confusione. Direi di attaccare lui? Sì. Adesso Abra può attaccare. Sicuro? Confusione. Ma gli toglie la vita o no? Lo confonde basta? Boh, vediamo. Solo un Pokémon. Testiamo Kadabra. Ibra. Ah, 21-16. Ibra Kadabra. Vabbè, mandiamolo in confusione intanto. Buono. Che poi si colpisce anche da solo. No? Questo quello ti colpisce da solo, vedi? Ah. Adesso è confuso. Lo attacchiamo lo stesso? Forse. Ah. No, ci colpiamo da soli. Oh, le sto chiamando tutte. No, cosa faccio? Cambia, metti Pikachu. Picca, è il tuo momento. Sì, sono shock, dai. Facciamola breve.
Ok, raga, l'abbiamo sconfitto. Abbiamo battuto un marinaio. Io direi di andare a mettere in sesto i Pokémon, no? Sì, facciamo veloce. E ci poi riprendiamo dalla numero 3, la porta 3. Perfetto. Ok, raga, riprendiamo qua. Porta numero 3. Tanto prendiamo la sfera. Etere. Etere cos'era? Quello che carichi le frustata. Perfetto. Mi sembra. Mi piacciono i bambini svegli come te. Vuole lottare. Vediamo un po' cosa. Oh, sempre Orsei. Ma poi Kadabra. Abricadabra. Confusione. Vediamo un po' quanto li togliamo adesso. Vabbè, buono. Bolla. Dai, raga. Ancora due attacchi oltre a quei. No, buono, buono. Due colpi. Tagliamo di livello 17, così per me è forte confusione, cioè un Pokémon psico. Che poi batti, allora rimaniamo così, batti quelli fantasma quando hai lui. Ah, è vero. Lo psico. In effetti contro. Nel cartone era il contrario, che doveva catturare un fantasma per battere Sabrina, sì. Che aveva questo. Ma nel gioco. È vero. Il nemico usa bolla. Perfetto. Non mi ricordo mai quanti Pokémon avevano gli avversari. Ok, l'ultimo. Rimaniamo con Kadabra allora. Sì. Dai, dai, dai. Due colpi. Di nuovo. Poi cambiamo anche Pokémon perché. Dai. Sai che dobbiamo. No? No? Perché le palle, no? Lo so. Abbiamo battuto un marinaio. Oh no, ho perso. Ash vince i saldi. Ok, ma non è che c'è qualcosa qua da qualche parte, no? Niente. Riprendiamo la porta numero 4. Aia, dobbiamo prima sconfiggerlo, mi sa. Sì. Anche noi marinai abbiamo Pokémon. Io direi di cambiare Pokémon. Prova un attacco se ce la fai. Vabbè, proviamo. Se non mi fa niente. No, no, mi ha attaccato. Ah! Pikachu, è il tuo momento. Vai, avveleno spina. Perfetto, non mi ha fatto niente. Odio quando mi avvelenano. Saliamo di livello 18 con Kadabra. Buono, stai velocemente, eh. Lascia Pikachu. Sì, lasciamo Pikachu. Stadio. È fulmine. Il Pokémon di Misty. Come si chiama? Misty. Buono, buono, Pokémon elettro sono più forti di quelli acqua. Perfetto, l'abbiamo battuto. Vediamo un po' cosa c'era in quella sfera. Non sei male, Ash vince. Trova MT44, vediamo subito cos'è. Riposo. Non prova, so. Fai sì. Sicuro? Sì. A chi lo insegniamo? Kadabra. Dai, mettiamo dai, Kadabra. Non so cosa serve, non è che si riposa Kadabra. Quando dorme si carica tutta l'energia. Ah, non lo sapevo. Proviamo, vai. Cosa lo usa adesso? La prossima. Ok, porta numero 5. L'ultima. Snorlax, ah no. Tutti i miei Pokémon vengono dal mare, come tutti voi. Pescatore vuole lottare. Fai riposo. Lo uso subito? Sì. Massimo ti batte. Vediamo un po', riposo. Ma ci addormentiamo noi. Però? Ah, fico. Però sei addormentato. Però rimane addormentato. Non posso lottare allora. Dopo quanti attacchi posso? Dipende. Tanto fallisce. Io sei sbagliato. Perfetto. No, è figata. È una figata allora riposo. Serve. Minchia. No, no, abbiamo fatto bene, no? Ah, no, ok, perfetto. No, efficace. Peccato. Perfetto, dai, abbiamo fatto bene a insegnargli. Quindi non dobbiamo andare ogni volta.
lì dal veterinario, come cazzo ti chiami? Sì. Ci siamo capiti. Veterinario. Rimaniamo con Cadavra, raga. Confusione, che confusione. No! E te devo sprecare un altro attacco. Allora, secondo me Cadavra è debole quando subisce i colpi. Cioè, li togli troppo. Confronto a Ivysaur. Saliamo di livello. Oh, stiamo salendo troppo velocemente. Shulver. Crostaceo. Buono. Cadabra è un'ottima scelta, secondo me. Cadabra. Com'è che faceva lui? Sì, dico così. Ok. Ach. M'è scappato. Ash vince. Ti farò gettare a mare dai pirati. Se perdi. Ma che cattivo. Non si può scrivere delle robe così. E se perde lui? Gli rubiamo Macho. Macho. 20. Cosa facciamo? Prima lo attacco. Poi fai il riposo. Sì. Mi togliamo un bel po' di vita, credo. Che fortissimo Cadabra. Aia. Qui va giù. Sì, perché... Per uno. Subisce, però, i pugni. I pugni chi è che non li subisce? Cosa usiamo? 19. No, braciere? Sì, quello che vuoi, basta che fai veloce. Ma sì, dai, grazie. Tanto a poco. Non è inutile sprecare le mosse più potenti. Facciamo un po' crescere lui adesso. Voglio che diventi Charizard. Sì. Battuto da un moccioso. Né? Che pensi? Sì. Vai avanti, vai a destra. Destra, schiaccia. Ecco. Iperpozione, perfetto. Vai di qua? Qui? No, vai... Ah. Oh, non c'è Prova più niente. Contro, magari. No, torniamo. Ok. La parte destra della nave l'abbiamo visitata. Però a cosa? Noi serve qui per andare avanti nel gioco. Cosa ci serve? Cosa ci serve? Quale mossa ci serve? Taglio? Sì. Ok. Dai, dov'è sto taglio? Non lo so, io sono entrato qua io, eh. Ah, sì, sì. Non so dov'è sto taglio. Non mi ricordo, sinceramente. I miei unici amici sono i Pokémon. Non mi ricordo, ho un vuoto. Bello. Bello. Fuoco, io userei... Aia. Acqua non ce l'abbiamo. Pokémon C'è l'erba, levati, che ti brucia. Lo so. Usa la Pikachu. Sì. Pensavo avessero tutti i Pokémon d'acqua, sinceramente. No, aveva già provato... Contro Ivysaur l'attacco. Fulmine. Ma Tono Shock è più forte. No. Ma vuoi mettere Tono Shock contro Fulmine? Fulmine di Pegasus. Nemico esausto. Ivysaur dice ok. Sta per usare. Cos'è Growl? È lo stesso. Ah, lo stesso. Allora rimaniamo con Pikachu. Nuovo Fulmine. Io vorrei farlo evolvere in Charizard. Ma tutti li dobbiamo fare evolvere. Fitti tutti. Livello 27, Pikachu è il più forte, no? Mica 30 tra un po', Pikachu. Tra tutti quelli che abbiamo è il più forte. Ok, partiamo dalla parte sinistra. Scendiamo di qua? Ormai. Devi andare ancora al Cadabra. Ah, è vero. Ok, ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci tornati, ragazzi. Allora, questo l'abbiamo battuto, né? Ma sì. No. Sì, l'abbiamo battuto. Ah, no? Sì, ti dico di sì. Come osi entrare? Ah no? Ok, confusione. Ma perché ti amo? No, lui, raga, non a questo qua, a Pikachu. Secondo me è dalla parte della sponda opposta sto ragazzo. Sta per usare... La sponda opposta del fiume. Nido. Che cazzo toccato lì. Battuto come niente. Figa. Nemico esausto. Cadabra riceve 240 punti. Livello 20 qua, raga. Oh, ma sale di livello in modo veloce.
Ho imbattuto gentiluomo. Ok. Che maleducazione. Devo farlo vincere? Riparagli. Voglio essere lasciato in pace, fuori dai piedi. Che maleducazione. Riparagli sempre. Sempre, anche adesso. Mm. No, gli altri. Ah, ok. Ok. Oh. La bambina. La bambina. Vediamo se vuole lottare. Cameriere, una fetta di torta di ciliegia, prego. No, non vuole lottare. No, non... No, niente. Ma strano che abbiano messo una stanza così. Boh. Ok, riprendiamo. Proviamo a entrare qua. Oh. Non combattono neanche qua. Che Pokémon è? Ah, Wigglypuff, l'evoluzione. Non l'ho mai vista l'evoluzione, non mi ricordo. Vediamo lui. Le crociere sono così eleganti e piacevoli. Qui non combattono. Jesuit le camerier di questa nave. Sarò molto lieto di servirle qualunque cosa. Ah, le... tipo forte e silenzioso. Boh, non ho capito. È francese, può sbagliare di parlare in italiano. Mangia baguette. Questi Pokémon provengono da tutto il mondo. Vediamo un po' che Pokémon ha. Camo Pupa. Beh, sì, infatti, tutto il mondo lo trovi questo qui. Chiama chi Pupa. Ok, confusione. Abbiamo imparato una nuova mossa. Non avevo letto. Vediamo un po' che mossa era. Inibitore. Ok, sta per usare Nidoran. Rimaniamo con Kadabra. Guarda un po' che mossa c'era. Inibitore. Ah, boh, l'avevi detto. E cos'è? Provalo, provalo. Inibitore. Cosa vuoi? Ah. Minchia. Però usa Graffio, capito? Rimaniamo con confusione, va. Però se tu gli fai inibitore di nuovo, gli blocchi anche l'altro. E lui non attacca più. Minchia, è potente lo psico. Psicopatico. Ah, ci ha battuto Pupa. E io avrei fatto il giro del mondo per questi? In effetti. Oh. Io adoro i Pokémon, e tu? Bullo, vuoi lottare? Manda Nidoran. Noi usiamo subito confusione. Madonna, che forte. Io userei solo Kadabra adesso. Ok, battuto Bullo. Meno male che ne aveva uno, mi stava antipatico. Ash vince. Siamo in crociera, attorno al mondo. Niente. Ash trova MT8. Vediamo subito cos'è. No, ho sbagliato. Contiene Body Slam. Però non abbiamo Pokémon. Io lo usavo sul Pokémon d'acqua, tipo l'evoluzione di Totodile. Fa la mossa tipo Wrestler. Vabbè, intanto vediamo un po'. Perché non diventiamo amici? Ci scambieremo i Pokémon. Hai ferito i miei poveri Pokémon. Portameli al centro Pokémon. A cagare, va. Sembravi me. Ok, gentiluomo. Shh. Sono un poliziotto. Sono sulle tracce di Team Rocket. E lo dice un ragazzino, ovviamente. E tiravamo nel Team Rocket? No, non dice nient'altro. Ma no, vedi un bambino, non è che gli dici. Pensi che sia del Team Rocket. Ah, non si sa mai. Scendiamo giù? Di qua? È giù. Di qua? Vediamo di qua. Ah, non c'è... Aspetta, Le cucine. La cucina, raga! Siamo entrati nella cucina della nave. Però ecco, io mi ricordo... Nei bidoni c'è qualcosa. Sì. C'è solo spazzatura qui. Io mi ricordo che... No, ho sbagliato. Perché capitano tutte a me? Tutti i giorni qui a pelar patate. Che penitenza. Acqua, c'è solo spazzatura qui. Hai sentito gli Snorlax? Non fa altro che mangiare e dormire. Ecco perché mi piace. Ti somiglia molto ora. Trova Mega Ball, perfetto. Uff. Sempre io a sbucciarci polle, uffa. Allora, le chef... C'est moi. Voilà, le menù, anguille e barbecue. Penso che ci sarà un ammutinamento. Ma scusami, se esistono solo Pokémon? Sì, griglie, Pokémon grigliati. Ma anguille? Pokémon anguilla. Cameriere, anguilla! Che... Ma scusa, allora mangiano i Pokémon allora? E se sono amici? Se sei moi non sei tua.
Ho visto una palla strana nella spazza. Adesso la vediamo. Hai capito? Bastante. Ma era la Mega Ball forse? Sì, è quella lì. Quindi mangiamo i Pokémon noi. Ehi tu moccioso, fuori dai piedi. Via, che qui servono Pokémon fritti. Madonna. Altro che amici. Andare su. Qui non c'è niente. È come i giapponesi che mangiano i cani, i loro migliori amici. Su questa nave di lusso viaggiano gli allenatori. In ogni porto si tengono feste, sì, con la loro partecipazione. Tornei. Vai su. Sì. Su. Qui. Aspetta. Ok, vai. Vado? Ok ragazzi, siamo saliti di nuovo su. Vediamo un po'. Il nostro capitano è un maestro di spada. Insegna anche il taglio al porto. Adesso hai capito come si fa il taglio? Sì. Però? Dobbiamo andare dal capitano. Ho proseguito, giusto? Capitano dov'è? Prova a pensare. Nella pua. Sì, nella poppa. Nella poppa. Ok, marinaio vuole lottare. È super efficace, non me ne ero neanche accorto che l'abbiamo battuto. Saliamo di nuovo di livello. Chissà quando si evolve in... No, non si evolve più. Devi fare scambio per farlo evolvere. Poi te lo fai ridare. Per farlo evolvere? Con un amico. Non lo sapevo. Rimaniamo con Kadabra, raga. Però dobbiamo anche far... Adesso con i Pokémon d'acqua non riusciamo. Dobbiamo far evolvere anche Charmeleon. Charmeleon poi avrà la sua occasione più avanti quando c'è la palestra d'erba. È vero. Ecco, questa è una cosa che non mi ricordavo. Ogni città che hanno, sai, la loro palestra, il loro Pokémon. Perfetto. Battuto marinaio. Mi sono distratto. Sembrava la canzone di Vasco. Mi sono distratto un attimo. Col padre Alfredo. Mi sento male. Sono uscito a prendere un po' d'aria. Tutto qua. Niente. Sono quelli lì con la faccia cattiva. Che sono tutti uguali, tutti pixel. La festa è finita. La nave salverà tra poco. Eccola, la faccia cattiva. Da cinese, gli occhi. Sbagliamo, ti va? Non lo sapevo. Qua siamo sulla prua. Vabbè, davanti. Diciamo. Davanti. So. A poppa. O poppa o prua, una delle due. Mi confondo sempre. Ok. Confusione. Vediamo un po'. Perfetto. No, fortissimo. Allenato diventa... Fortissimo. E poi le prende da Freeze. Io sono fortissimo. Arriva, fa il figo, poi... Strabiliante. Così. Oh, per poco. Attacco fallito. La cozza, ce la mangiamo noi la cozza. La vongola. Perché? Ti è diventato vegetariano. Oh, saliamo di livello 22. Perfetto, battuto marinaio. Impressionante. Ma davvero, io Junior. Mettilo. Vediamo questo. Pulire in coperta è un lavoraccio. In coperta è quando sei dentro, mi sembra. Dentro. Qui non c'è niente, allora. Mi hai parlato con tutti. Sì. Mi fido di te. Che ha fatto? Ma qui si può entrare, no? Andiamo a curare i Pokémon. Ah, vero, usciamo. Ok, raga, allora ci vediamo... Oppure no, dai, battiamo ancora un po' qui. Ok, dove dobbiamo andare? Qui? Sì. Vediamo un po', qui c'è qualcosa? No. In tutti i miei viaggi non ho mai visto un Pokémon dormire con... Ah, parla di Snorlax. Era qualcosa di simile. Ah, ma che Pokémon. Pokémon fortissimo. Non è fortissimo. Ti dà una testata che vedi te. Ma porco. Se ce la fa... Non porco! Ma non ce la fa da una testata, dai. Non vedi com'è grassone. Guarda lo Snorlax. Guarda cosa ho pescato. Fa vedere il tuo cat... Come si chiama? Magica. Vuoi lottare? Fammi vedere il tuo pesciolino. Gulb è voluto. Kadabra. Dai, mandiamolo in confusione, sto pesciolino.
psicoraggio. Si può insegnargli dopo. Se ci arriva la... No, mi sa che dobbiamo comprarla noi e gliela facciamo imparare. Si può comprare una... Sì. Non lo sapevo. Sta per usare Tentacle. Rimaniamo con Kadabra, che penso di... Praticamente è usato solo Kadabra. Tanto poi useremo Riposo per aumentare la... Io lo facciamo adesso, Riposo. Andiamo... Poi cambi con... Ma sì, usiamo Riposo. Così riprendiamo tutta la vita. Ok. Cosa faccio? Attacco. Lotto. Sì, ma almeno non siamo arancione. Ok. Colpo coda. Vai, andiamolo in confusione. È buona sta cosa del riposo, non lo sapevo che era così utile. Nemico esausto, riceviamo i punti. Oh, saliamo di livello, no, 23. Madonna. Sono distrutto e vinciamo. Perfetto. Ah. Lottare contro i giovani mi tiene in forma. Gentiluomo vuole lottare, vediamo un po'. Voltor. E qua? Rimango con Kadabra. Andiamo un po' con confusione. Fortissimo. Come niente. Adesso arriveremo al livello 24. Magnemite. Finalmente dei Pokémon diversi. Di nuovo confusione, vediamo un po'. Su lui non va tanto, eh. Che faccio? Lo attacco ancora una volta. Lo attacco e poi lo tolgo. Magnemite. Quindi con i Pokémon elettro non va tanto. No, 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 rimaniamo rossi. Ah! Te l'ho detto. Cosa uso? Charmeleon. Ma siamo bassi di livello. Che cazzo me ne frega? Te calmo. No, lo sapevo. Ah no, no, no. Usiamo un braciere. Lo infuochiamo. Perfetto, battuto. Oh, finalmente siamo saliti un po' di livello anche con lui. Qui teniamo tutti equilibrati, no? Bella lotta, sono ringiovanito e vinciamo. Vediamo un po' cosa c'è nella sfera. Eteremax. Cos'era Eteremax? Carica le mosse. Perfetto. Numero 3. Vediamo un po'. Ah, non ci parlano. Ah, sì. Ho già visto Pokémon trasportare la gente in acqua. Surf. Surf. Taglio gli alberi con i miei Pokémon. Gli alberelli con i miei Pokémon. Adesso lo avremo anche noi taglio, piano piano. Andiamo un po' qua. Sì, si combatte. Sì. Meglio cosa preferisci, un Pokémon forte o uno raro? Bella domanda. Io uno forte. Io uno raro. Tanto anda, so. Cambia un po' Pokémon dopo. Test. Ah, fai riposo. Ah, è vero, posso fare riposo. Perfetto. Me lo stavo dimenticando. Non ci fa niente, meno male. Ah, morso. Vabbè, meglio così. Boato non ci fa niente. Vai in confusione. Boato fa scappare i Pokémon. Ti può usare nelle grotte, no? Nell'erba. No. Cos'era quello che faceva scappare? Non mi ricordo. Brutto colpo. Diciamo... Cambia adesso. Ok, cambiamo. Cosa prendiamo? Non ho visto. Meglio. Il cavallo. Il cavallo, eh. Ma a sto punto. Vabbè. Cavalponi, vabbè. No, un graffio di fuoco. Vediamo un po'. No, vabbè. Qualcosina. Non gli fa niente tanto. Continuiamo con graffio. Brutto colpo, hai visto che ha tolto di più. Ok, battuto direi, no? No, magari non è fatto brutto colpo.
Battuto! Gentiluomo. Abbiamo posto l'altra lottatrice o no? Oh, sì. Non ti ho mai visto alla festa. Pupa? Vuoi lottare, Jigglypuff? Cosa faccio? Rimango con Kadabra. Confusione. Sì. Ho ancora più 4 mosse per confusione. Torniamo. Vai. E poi non mi ricordo Snorlax che mosse aveva. Boh. E che Pokémon è Snorlax? Che tipo è? Boh. Terra, non lo so. Vacci piano. Sembrava. Spara tutte le mosse. Ash trova caramella rara. Oh, i tuoi Pokémon sono fantastici, grazie. Capisci quali fa? Ah, no, ci avevo già chiesto. Allora, raga, direi. Un attimo avanti. Quante porte mancano? Ok, uno. Ah, no, vai. Due. Ok, raga. No, vai nella penultima. Vado? Poi nell'ultima. Curiamo un po'. Ok. Vediamo un po' sta bambina cosa da dirci. Mio padre ed io pensiamo che sia affascinante. Che cosa? È stato nella zona safari a Fuxia. Vabbè, ci sono molti tipi di Pokémon rari. Al safari, no? Che ti danno. Sì. No, boh. Allora, torniamo. Ok, ragazzi, eccoci tornati. Abbiamo curato i Pokémon. Vediamo un po'. Qui. Vediamo chi ci sfida per prima. Ah, nessuno. Sembra che molti soffrano il mal di mare. Il capitano era molto pallido, sembrava malato. Malato il capitano? Vediamo un po'. Qua si entra da qualche parte, no? Oh oh oh! Gary! Ciao Ash! Mi aspettavo di trovarti qui. Ash, ti hanno invitato davvero? E come procede il tuo Pokédex? Ho già catturato 40 tipi di Pokémon, sai? Ce ne sono ovunque. Si aggirano. Bisogna vedere se ce l'ha tutti uguali o no. Ah, no, tipi. No, tutti diversi. Si aggirano nell'erba alta, lo so. Beh. Che ne leggerò. Tanto ti battiamo. Gary vuole lottare. Sparrow. 19. Kadabra. Vediamo che tipi di Pokémon ha lui. Noi siamo confusione. Dovremmo farcela come niente, in teoria. Perfetto. Cambio. Ratatà. Chiuso. Usiamo un braciere, raga. Ora posso mettere. Arrostiamo sto topo di. Battuto, ratatà. Altri due Pokémon. Vediamo che Pokémon ha. No, usiamo. Facciamo evolvere questo. Dovrebbe andare fuoco con la terra, no? No? Vabbè. Battuto. Io rimango con Charmeleon. Facciamo evolvere ancora un po', nel senso. Vediamo che Pokémon ci dà. Eevee, perfetto. Ma Eevee, come fai a capire in che Pokémon si evolve? Scegli tu. Ah, lo scelgo io. Forte, cambia. E ne ha 4. 3. Cosa ho avuto, Kadabra? Quello che vuoi. Te calmo. Non è al 4, ce n'era uno nero. Quello è quello che ho. Ah. Qui solo 3. Quindi scelgo io, una figata. Continuiamo con confusione, raga. Ok, battuto Gary. Però nei nuovi giochi di Pokémon non si può evolvere Eevee. È inutile. Non lo so. Eh no, Pikachu. Non lo so. Gary, si dice che ci sia a bordo un maestro di taglio. Lo sappiamo già, in realtà è solo un vecchio con il mal di mare, ma il taglio è davvero utile. Dovresti andare a trovarlo. Ciao. Quindi lui ce l'ha il taglio.
Ok, andiamo a prendere taglio anche noi. Dovrebbe essere qui, no? Vediamo un po' se c'è qualcosa. Qui sta vomitando, scommetto. Buah, non avrei dovuto guardare, infatti. Ha vomitato. Capitano, mi sento uno straccio. Oh, il mal di mare. Ash, ammassaggia la schiena al capitano. Vediamo un po'. Scratch, 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 scratch. Ah, grazie, mi sento molto meglio. Vuoi vedere la mia tecnica del taglio? Certo, te la potrei far vedere se non stessi così male. Ecco, prendi questo. Insegna ai tuoi Pokémon e potranno usarla in ogni momento. Non hai più spazio per questo. No? Butta via qualcosa. Perfetto, raga, riceviamo il taglio. Io direi di farlo subito insegnare. No. No, dopo? Dopo, dopo. Ok, non ci dirà più niente perché... Oh, sì. Geniale, non ho più il mal di mare. Penso che sia ora, perfetto. Da che parte? E quindi? Cosa facciamo? Vedi tu. Manca qualcosa da visitare? Io ho guardato, abbiamo guardato ovunque. Sì. Abbiamo guardato la cucina, il muso, diciamo. Aspetta, vediamo cosa ci dice lui. Su questo no, niente. Non ci dice niente. Quindi proviamo a vedere se non so, non vorrei uscire e perdere la nave, sai. I passeggeri sono in stato, vabbè, qua non ci dice niente. Cosa facciamo? Vedi tu. Non è che parte? No. Vedi tu, vedi tu. Fammelo rifare. No! È giusto così? No, raga, diteglielo voi, raga. È giusto così? Sì. Come? È giusto così. Sei sicuro? E perché? Vai, ritorno. Allora mi è salpata, e mo? E niente. Ah, dobbiamo battere... Il taglio te l'ha dato, è quello che ti serviva. Ah. E quindi? E quindi... Direi, ragazzi, che per questo episodio qua può concludersi qui. Ci vediamo alla prossima, lasciate un commento, mi piace e ciao a io! Nel prossimo episodio di Pokémon Giallo affrontiamo LT Surge, l'agente Jenny ci regala Squirtle, sfidiamo gli allenatori sul percorso 11, uno Snorlax addormentato ci blocca la strada, lo scienziato ci regala l'ambra antica, l'aiutante del professor Oak ci regala MN Flash, e catturiamo un rarissimo Dugtrio nella grotta Diglett.